Grazie e buonasera a tutti. Io ritengo che quando si chiama in causa un interlocutore, soprattutto per avere delle risposte, l'interlocutore si invita, ma l'interlocutore non invitato viene lo stesso. Abbiamo mandato la mail. Abbiamo mandato l'email con Pecchi. Invitato le associazioni. Il sabato pomeriggio il comune ai noi è chiuso. Ma il giovedì detto questo, la pizza, sono stata malata. Ma faccia un intervento nel merito, faccia. Non mi dica lei quello che devo dire, grazie. Detto questo, questa associazione ha avuto sempre le porte aperte per qualsiasi tipo di interlocuzione. Spero che ne sia stato dato atto prima che io sopraggiungessi naturalmente dal comune, perché oggi è giornata di rientro, non certo non volevo essere sgarbata ad arrivare un'ora dopo. Quanto alle procedure che sono state eseguite in quella nota a cui ha fatto riferimento prima la giornalista, mi duole ancora una volta dovermi mettere qui a dibattere, visto che si tratta di cose tecniche, perché è stata definita nuovamente tecnicamente scorretta, e su questo punto non ci incontreremo mai, perché quando uscì il decreto a cui si fa riferimento, dove si parla della smilitarizzazione volgarmente detta delle aree di demanio militare, in realtà la volontà di smilitarizzare dovrebbe essere qualcosa che parte dal Ministero della Difesa. Quindi il tipo di modelli, di stanze e quant'altro che erano stati proposti erano quelli che riguardavano, come dire, una individuazione a monte delle aree che si intendevano smilitarizzare e la possibilità poi dei comuni di chiederne naturalmente acquisizione dell'area. È una procedura nella quale già, e l'ho detto anche ai componenti del comitato, ci siamo trovati a scontrare per quanto riguarda la zona del parco dell'hangar già ex idroscalo, che come sapete è stata per parecchi anni in concessione al comune di Augusta, e attualmente c'è una mia ordinanza, quindi nessuno potrebbe fare accesso nell'area per una questione di sicurezza e di staticità purtroppo proprio dell'hangar, ma in realtà quell'area già è ancora una parte che è ex aeronautica, un'altra parte che ha una procedura di smilitarizzazione che nasce da una precisa volontà del Ministero, e una contestuale richiesta della stessa area fatta dall'autorità portuale e dal comune di Augusta. Finalmente, dopo tanti solleciti e tutto, ci hanno risposto che ovviamente c'è una priorità a loro dire dell'autorità portuale, ma nasce da una precisa volontà del Ministero della Difesa, quindi dall'amministrazione centrale, quando è stato emanato quel decreto, di individuare delle aree che non sono più di interesse militare. E questo è il primo punto di partenza. Mi perdoni, ma la volontà del cittadino non conta? Adesso ci arriviamo, stavo parlando, infatti mi dispiaceva deviare con riferimenti a procedure, però voglio dire, dura l'ex, si dice sed l'ex, e la legge non la fa il sindaco semmai è un pubblico ufficiale che deve farla applicare come gli altri soggetti, ovviamente. Sì, ripeto, però non è neanche la base Mari Sicilia di Augusta quella che comanda, qua stiamo parlando di cose a livello ministeriale, ok? È la stessa ragione, e allargo qui il discorso, e veramente non vorrei che si facesse facile speculazione, perché o si dice che sia dalla parte della Marina Militare, si fa tanto di dire di sinergia della Marina Militare col territorio, oppure se non è questo si deve parlare di un'occupazione mano militare del nostro territorio. No, c'è sempre una via di mezzo, c'è un rispetto di due realtà, ovvero sia una città e una base della Marina Militare, che dovrebbero convivere nel rispetto, che è una via di mezzo che mi sembra la cosa più corretta e che è quella che ho cercato di perseguire fino ad ora, salvo quando si è trattato di circostanze come quella che ricordate tutti, quella che è stata impropriamente definita, non sono un tecnico, ma anche io mi sono dovuta fare una cultura, la capitozzatura degli alberi del parco dell'hangar. Anche lì c'è stata da una parte una violazione della mia ordinanza, quindi signora è una questione di rispetto di competenze. Io come sindaco avrei dovuto agire soltanto in relazione al fatto che chi ha fatto accesso in quell'area ha violato un'ordinanza sindacale che stabiliva che per questioni di incolumità pubblica quell'area non può essere praticamente oggetto di accesso di chi che sia. È stata fatta però, sono stati
avete tagliato male. Ascolti, però dico, io sarei dovuta intervenire. Facciamo finire poi. Le competenze in quell'area, perché come è stato citato anche prima il codice dei beni culturali, quella è un'area di tutela 3 secondo il piano di paesaggistico, perché è un'area boschiva. È stata definita con decreto in zona di interesse naturale, è tutelata, ma i soggetti che avrebbero comunque dovuto interloquire, intervenire, rilasciare autorizzazioni erano il demanio e la sovrintendenza dei beni culturali. Ma guarda caso, l'esposto l'ha fatto il comune di Augusta, è andato là, ha fatto intervenire la forestale, è stato fatto il cosa? Ha fatto la indagine, l'esposto per il taglio degli alberi, quindi il comune magari l'ha fatto dopo. Se me lo fa dire lo ascolta, lei autonomamente lo può fare, voglio dire, come hangar team, nessuno glielo toglie. Io sto dicendo che la mia competenza come comune si sarebbe dovuta fermare alla violazione dell'ordinanza sindacale, perché nessuno poteva avere accesso in quell'area, questo prevede l'ordinanza. Ma io sono andata oltre, ho fatto intervenire la guardia forestale, abbiamo fatto un censimento degli alberi, abbiamo visto quanti e quali alberi sono stati tagliati, sono stati fatti dei vari rilievi e poi sono mandato tutto alla Procura della Repubblica, perché ci sono tutta una serie di violazioni che la magistratura accerterà. Qui il concetto, signori, è un altro. C'è stata una abitudine supina, in questo come in altri casi, di accettare le cose che vengono perché c'è qualcun altro che è stato considerato, come dire, forse legge plus assoluto e che ha fatto nel nostro territorio. Questo non può più accadere, almeno fino a quando io amministrerò questa città non accade, perché io sono per il rispetto delle leggi. Chiunque a mio modo di vedere le violi, io segnalo a prescindere da chi sia il soggetto in questione. Quanto a questa procedura, ritorniamo a noi. Io, l'ho detto alla stampa in questi giorni a chi mi ha voluto sentire sul punto, sono rimasta profondamente amareggiata, perché se un sindaco di una città riceve delle rassicurazioni sul fatto che un veicolo non verrà riattivato da un altro soggetto qualificato, si aspetta che questa notizia sia una notizia con un fondamento. Questo non è successo. L'altro giorno io sono stata una settimana, un po' come tutti, anche il sindaco si ammala, una settimana a casa vittima del virus e dell'influenza, mi ha telefonato un giornalista e lui ho scoperto nuovamente di questo decreto e di tutta la procedura. Stamattina, primo giorno utile, ho fatto verificare ai miei uffici, l'unico documento che ho trovato, che ho portato qui con me, è una comunicazione che risale al 23 gennaio del 2013, dove il comune di Augusta è messo soltanto per conoscenza, ma indirizzata alla sovrintendenza dei beni culturali di Siracusa, relativa alla progettazione preliminare, demolizione e ricostruzione del poligono di tiro per le forze armate con rifacimento della strada di accesso e la realizzazione del piazzale adesso antistante. Importo euro 3.782.460 eccetera. Naturalmente nel fascicolo che ho fatto reperire dall'assessore a ramo all'ufficio urbanistica c'è soltanto questo, non c'è neanche il progetto, e in buona sostanza chi la manda quella nota? Questo è Marina Militare, direzione del Genio Militare per la Marina di Augusta, ufficio lavori. In buona sostanza, quando si tratta di opere di qualsiasi tipo da realizzare in area militare, anche noi come ente pubblico, quando dobbiamo fare delle misure catastali, cioè tutte le aree militari sono coperte con un puntino nero. Questo è il primo dato, quindi neanche noi ente pubblico abbiamo accesso alle aree. Uno. Due, veniamo notiziati, ma noi non dobbiamo rilasciare nessun parere, ce lo stanno semplicemente comunicando. Ora, quello che lascia a me molto perplessa, sinceramente, perché voglio dire, saranno al di sopra delle regolari procedure perché sono Ministero della Difesa, eccetera, eccetera. Però mi chiedo, ma fino a dove si spinge la deroga a quelle che sono le norme che valgono per tutti i comuni mortali? Perché, voglio dire, io ho avuto modo di approfondire che sempre nelle aree di tutela 3, come quelle in questo momento, senza scomodare Saline, senza scomodare nient'altro,
io anche per tagliare un filo d'erba devo chiedere l'autorizzazione alla sovrintendenza dei beni culturali, e se questa autorizzazione, io vado per logica, non fosse necessaria, questa nota non esisterebbe, sarebbe stata messa anche la sovrintendenza per conoscenza. Ora io voglio fare una richiesta specifica alla sovrintendenza, perché voglio capire, al di là della demolizione e della ricostruzione che rispetterebbe le stesse volumetrie, boh, ci potrebbe anche stare, come si fanno a fare altre opere, ovvero una strada e un posteggio in un'area di tutela 3. Io voglio andare a fondo alla vicenda, l'ho detto gli altri giorni, perché voglio dire, vero che il Ministero della Difesa, però mi risulta, e questo diciamo è un fatto notorio, che anche nell'area dell'autorità portuale, che ricordo a tutti è nel comune di Augusta ma è di diretta competenza del Ministero delle Infrastrutture, l'autorità portuale nei confronti del piano paesaggistico ha fatto delle osservazioni. Quindi se lo fa un soggetto che è direttamente collegato al Ministero delle Infrastrutture, mi chiedo perché, se c'erano degli interessi superiori, militari, strategici, di difesa che sfuggono a noi comuni mortali, allora non furono fatte delle osservazioni, perché questa, ma dalla Marina Militare pure, ma dico, il decreto è uscito, c'è da verificare se la tutela è stata abbassata, ma quando è stato rilasciato il parere, immagino nel 2013 della sovrintendenza, c'era quella tutela, bisogna semplicemente che il comune, come dire, l'amministrazione si può fare parte diligente sicuramente nell'andare a fondo della vicenda sotto questi aspetti che sinceramente sembrano abbastanza, come dire, strani anche a noi, fermo restando che, ripeto, noi non rilasciamo neanche pareri di natura urbanistica, è la legge che lo prevede e noi siamo soggetti alla legge.